motivo che siamo oggi qui, per un semplice motivo, perché ci sono delle mensilità che non sono state erogate. In questo caso noi nel passato abbiamo fatto dei vari accordi in sede di prefettura a Cosenza, dove l'azienda si aveva assunto l'onere al momento in cui di far intervenire l'ASP come intervento sostitutivo per quanto riguarda le mensilità. In quel caso doveva girare le buste paghe nello stesso modo dei mesi maturati. Nei mesi maturati c'erano sia dicembre, sia tredicesimo e sia il mese di febbraio, perché gennaio l'aveva erogato direttamente l'azienda quando l'azienda stava bene. In questo caso dicembre e tredicesimo sono stati girati all'ASP le buste paghe e sono state anche l'erogazione dei stipendi. Il mese di febbraio non è mai arrivato la busta paga di febbraio e anche marzo, in questo caso che è anche maturato. Al momento siamo andati stamattina all'ASP di Cosenza, abbiamo parlato attualmente con la struttura dell'ASP, l'ufficio di ragioneria, dove ci ha comunicato ufficialmente che l'azienda Sierco non ha mai inviato le buste paghe di febbraio e marzo per procedere al pagamento diretto dell'ASP, e siamo qui stamattina per coinvolgere, per dire all'azienda di inviare queste buste paghe prima possibile, perché in questo caso non si può procedere al pagamento dei dipendenti. Busta paga già, parliamo di febbraio e marzo, busta paga già maturata in questo caso. L'azienda già dal 10 di marzo mi sembra non è più operativa attualmente sul nostro territorio. Noi veniamo dal territorio di Corigliano Rossano nella provincia di Cosenza, e in questo caso poi ci sono tutti gli altri vicende che poi sicuramente ci saranno le sedi giudiziarie che legittimeranno ai lavoratori quello che è giusto dare. Attualmente ci hanno tolto fuori, non sappiamo ancora risposte, non abbiamo ancora risposte. Abbiamo coinvolto anche la Digos, la polizia in questo caso, per aiutarci a definire questa situazione che è diventata molto incresciosa. Come ci hanno detto, sembra che loro siano in concordato preventivo, non lo so, in fase di liquidazione probabilmente, quindi non lo so come hanno intenzione di procedere.